Ciao, sono Giuseppe, sono l'autore di blogantimuffa.it. Oggi ci troviamo a casa di un cliente a cui stiamo facendo una valutazione del suo problema, ma oggi sarà un po' più particolare del solito perché ho acquistato direttamente dagli Stati Uniti un kit per testare la muffa. Mi spiego meglio perché è una cosa molto interessante. Apparentemente somiglia quasi a un test di gravidanza. Abbiamo un cotton fioc che fa da tampone con, diciamo, un liquido e la piastrina per fare il test. Quello che andremo a fare adesso è applicare il tampone su quella muffa viva e poi testarla su questa piastrina per vedere, diciamo, che tipo di muffa abbiamo. Ho acquistato questo test ed è stato piuttosto costoso direttamente dagli Stati Uniti perché in America il problema è veramente molto grave ed è normale per loro fare questo tipo di operazioni. Quindi vogliamo testare come si comporta il tampone in caso di muffa che noi possiamo chiamare già tossica. Quindi adesso prenderò in mano il cellulare e ti porterò con me là sopra a vedere. Allora, eccoci qua. Sono salito fino all'ultimo gradino della scala e qui siamo veramente a pochi centimetri da una delle peggiori muffe che mi sia capitato di affrontare. Allora, quello che succederà adesso è che io mi aggrapperò, diciamo, a una finestra e con il tampone andrò a prendere un campioncino proprio di questa muffa, che poi verrà riportato nella piastrina di test e dopo 20 minuti noi avremo il risultato. Ecco, quindi tra poco lo potremo vedere. Allora, siamo pronti per fare il test. Siamo ad altissima quota, ma in totale sicurezza. Allora, questo è il nostro tester. Quindi estraggo praticamente questo tamponcino che all'estremità ha un cotton fioc. E quello che vado a fare è andare proprio a appoggiarlo direttamente sopra la muffa che vogliamo analizzare. E ti assicuro che sto letteralmente trasportando della muffa su questo tampone. Ecco, mi è diventato nero. Ne prendiamo ancora, ovviamente maneggiala sempre con attenzione. E per il momento quello che devo fare, ecco, allora guarda, lo avvicino proprio alla telecamera, credo che si noti della parte nera. Quindi adesso vado a rimetterlo qua dentro. Scendo dalla scala e continuiamo con il test. Allora, eccoci qua, abbiamo raccolto il nostro campione di muffa, mi sento onestamente come in una puntata di CSI, però è tutto reale. Allora, questa piastrina è dove noi andremo ad appoggiare le gocce della soluzione che stiamo per realizzare. Allora, nell'estremità di questo tamponcino c'è del liquido, che è una soluzione reagente, che praticamente entrerà in contatto col cotton fioc dove c'è muffa e poi applicheremo, diciamo, il campioncino, quindi si deve piegare questo tappino in modo da far passare l'acqua, questo liquido, diciamo, di sotto. Allora, siamo pronti quindi per mescolare la soluzione reagente con il tampone. Quindi si piega, si lascia uscire del liquido che va ovviamente a contatto con il tamponcino che abbiamo creato e il tempo di farlo bagnare. Ora, fra qualche secondo, toglierò il beccuccio e inseriremo 4-5 gocce qua sopra. Dopodiché dovremo solo attendere il risultato. Quindi andiamo a applicare una goccia per volta, una, due, tre, quattro e cinque. Allora, per il momento dobbiamo solo attendere. Nelle istruzioni del test è indicato di aspettare circa una ventina di minuti e dopodiché vi mostrerò il filmato del risultato finale di questa prova. Quindi a dopo. Allora, mentre che attendiamo l'esito della prima piastrina, proseguiamo con il secondo test. Nella confezione ci sono due tester, questo per Aspergillus e Penicillina, che sono magari delle muffe che abbiamo sentito nominare in altri contesti, però possono essere anche nelle nostre abitazioni. Quindi 5 gocce anche qua. 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, qui, come vedi, la prima reazione naturale di questa, diciamo, piastrina di prova è che si colora di rosa e ovviamente ci vogliono adesso una ventina di minuti per osservare il risultato. Ora, qui, come vedi, in diretta già riesco a farti vedere, ma questa è una normale reazione dell'acqua che entra dentro il test e lo colora. Quindi, in base al risultato che ci verrà fuori dopo 20 minuti, potremo tirare le conclusioni. Quindi, per il momento, non ti lascio in diretta, ovviamente, a visionarlo e ci vediamo più tardi. Allora, rieccoci qua, sono passati 20 minuti e andiamo ad analizzare il risultato del test. Allora, ci sono degli esiti inaspettati, anche molto interessanti. Allora, inquadriamo le due piastre. Allora, innanzitutto il primo test è negativo perché non si è presentata nessuna barretta laterale e questo era lo Stachybotrys, che sarebbe una delle famose muffe tossiche. Per fortuna non è questa, però purtroppo c'è una sorpresa nel test dell'Aspergillus, perché come puoi notare, praticamente la riga sulla destra si intravede e
come dice qua il manualetto, in caso di riga arancione, diciamo, o comunque che si vede nel retro visibile, il test è positivo. Quindi praticamente ci troviamo di fronte a un test che ci conferma la presenza di muffa. E onestamente non è delle migliori specie, perché l'Aspergillus, diciamo, è poi causa di possibili problemi, insomma. Eccoci qua, allora siamo tornati nel nostro laboratorio per analizzare l'esito di questo test della casa del cliente e ti mostro i campioni. Allora, praticamente alla prima provetta diciamo che il risultato del test è stato negativo, perché praticamente c'è soltanto la barra rossa a sinistra dell'indicatore, come puoi vedere dal libretto è negativo, quindi a questo tipo di muffa per fortuna diciamo non ci sono stati problemi. Nel secondo test, che è invece quello dell'Aspergillus, che è uno dei tipi di muffa più diffusi, abbiamo un risultato diverso perché praticamente il test è risultato positivo. Come puoi vedere dal librettino, praticamente se si forma una linea rosa sulla parte destra, il test è positivo. Quindi praticamente il test muffa che abbiamo effettuato a casa del nostro cliente ha rilevato che purtroppo erano stati colpiti da Aspergillus, che è una forma molto diffusa, che mi sono informato e può provocare la aspergillosi, che è comunque una malattia, una patologia delle vie respiratorie causata proprio dall'inalazione di spore di aspergillo. Quindi praticamente questa esperienza un po' da CSI è stata veramente molto importante, perché finalmente possiamo renderci conto, come dire, l'entità della minaccia. Ora, questo kit che ho acquistato su internet dall'America, molto presto sarà a disposizione per i nostri clienti, che richiederanno una valutazione della muffa. Noi contiamo di poterlo offrire gratuitamente insieme al nostro kit di benvenuto, perché vogliamo veramente cercare di fare il miglior lavoro possibile e vedere a lato pratico, come puoi vedere in questa provetta, che per fortuna ci ha permesso di fare un test piuttosto scientifico senza avere, come dire, delle strumentazioni sofisticatissime, un laboratorio. Questa penna stick, diciamo, che comprendeva un tampone e la soluzione reagente, ci ha permesso in 20 minuti di scoprire com'è la situazione. Quindi per il momento è tutto, ti suggerisco di continuare a seguirci e tenere d'occhio, diciamo, l'evoluzione del nostro trattamento antimuffa. Ciao e a presto!